Peccato che facce così non capitano mai a studio. Oh, ci siamo svegliati. Chissà perché si è messo a piangere adesso. Probabilmente avrà fame. È l'ora della pappa, no? È vero, un po' di pazienza, amore. La mamma adesso ti porta a casa. Non mi vorrei mica dire che non sei felice. Lo sono stato, ma poi la mia ragazza se n'è andata. Ti ha lasciato? No, è morta. Se penso che io e te abbiamo pure litigato per quell'idiota. Mi scusi. Ciao, sono contenta di vederti. Beh, anch'io. Sai, mi dispiace per quello che è successo. Volevo telefonarti, ma non sono riuscita a trovare il coraggio. Ragazzi, voi tutti sapete che per me il cinema è sempre stato la mia grande passione. E siccome Upu dice che un'opera cinematografica si può realizzare anche in videotape, io vi ho convocati qui, in questo bar, che potrebbe diventare il cenacolo culturale della terza C, per farvi una proposta molto, ma molto seria. Che cosa diventerà questo bar? Il nostro cenacolo culturale, no? Ah, ma che tu tipo mette il fast food? Farà pure gli hamburger? Ma no, cenacolo nel senso di ritrovo, dove si dibattono idee. Ah, io pensavo che si poteva mangiare qualche patatina fritta. Ah, Bru, e che diavolo, stai sempre a pensare a mangiare. Lascia parlare Benedetta, no? Grazie, Tisini. Insomma, ragazzi, io ho avuto un'idea che oserei definire... Magica. Esatto. Ecco, lo vedi, almeno una volta il tuo squallido bagaglio culturale da curva sud ha reso appieno l'idea. Magica. Insomma, ragazzi, quest'anno la terza C, invece della solita recita teatrale, proporrà... un'esibizione di alta magia. Io mi vesto come Silvan, mettiamo Elias e Tisini in un baule, Chicco mi dà la sega e... le seghiamo in due, eh? Imbecille. Nazista. Ma cosa hai capito? L'idea magica. Facciamo i maghi, no? Ma quale maghi? Insomma, la terza C quest'anno dal teatro passa al cinema. Facciamo un film! Beh? Todip, te lo andresti a vedere un film fatto dalla terza C? Fatto in che senso? Beh, scritto, prodotto, diretto e interpretato da noi. Senza offesa, ma io piuttosto mi vedo per un'ora e mezzo il segnale orario di Rai 3. Il giudizio del pubblico. No, ragazzi, ma vi va di scherzare? No, dico io, non vogliamo mica farci influenzare dal giudizio di un uomo che vive nel mondo del crodino. Spero. Ha ragione Benedetta, è una bellissima idea. Il cinema, i costumi, le luci, le parrucche.
la maschera di cera. Sì, è una grande idea. Facciamo un film. Tanto oggi lo fanno tutti. Ma sì, pure Simona Izzo si è messa a fare la regista a sto punto. Può fare una storia travolgentemente romantica. Un amore vero, puro, che commuova tutti gli italiani. Beh, io farei un film che facesse BOOM! Scoppiare da ridere tutta Italia. Perché io i film d'amore mi rompo proprio. No, l'amore è una cosa meravigliosa. Baci, carezze, languide promesse sussurrate sotto la luna a Marrakesh, slitte, culbacchi, come l'era nel dottor Zivago. Date retta a me, facciamo un film da ridere. Sì, 7 grammi in 70 giorni. Ma no, facciamo un film elegante, di quelli con Audrey Hepburn, tipo, non so, colazione da Tiffany. Ecco, però facciamolo in chiave comica, che ne so, merenda da Totip. Beh, ragazzi, io vi ringrazio delle idee, ma se non vi dispiace, il film lo decido io. Prima di tutto perché sono la promotrice dell'idea, e secondo poi perché, se permettete, qui dentro sono l'unica che ha una certa esperienza artistica in materia. Basta che non ci fai truccare da coreani. Ma non vi preoccupate, vedrete, faremo un film che lascerà un segno nella memoria storica del Liceo Leopardi. E l'idea ce l'ho io. Scusa, Benedetto, facciamo un film con Tisini come protagonista. Una storia morbosa, un intreccio di sesso e di passione, massimo vietato ai minori di 14 anni. Insomma, Tisini, un film dedicato al tuo corpo. Solo che te devi cambiare il nome. Un nome d'arte ci vuole, no? Sì? Quale? Tristezza Grandi. La parola al signor Presidente. Cari ragazzi, mi sono fatto carico della vostra istanza artistica e ho convinto il Consiglio d'Istituto a concedervi i locali del Liceo Classico Leopardi. Così potrete iniziare le vostre riprese del film nelle ore pomeridiane. Bravo! Grazie. Mi raccomando tuttavia il livello di qualità artistica del prodotto. L'arte è una cosa seria, molto seria. Oh, adesso gradirei qualche notizia più concreta sul film che andrete a girare e sui suoi contenuti. Ecco, signor Presidente, in un primo momento io avevo intenzione di fare un film di scuola orientale dal titolo emblematico, Pupù. Sì, ma non nel senso escatologico. Pupù è il nome di un drago coreano che popola la saga dei racconti di Shamisad, un noto favolista del 300 a.C. Ma purtroppo la mia proposta non è stata accolta dall'intera classe. Eh sì, la votazione ci ha avuto un punteggio regbistico, 19 a 1. Allora facciamo 20 a 1, perché io mi associo con la maggioranza. La cultura è vita dura nel paese di Pulcinella, eh? Così abbiamo raggiunto un compromesso che ha trovato d'accordo anche la nostra regista. Sì, faremo un film stile horror. Ottima idea. Il genere Dario Argento mi stropiccia parecchio. Beh, no, Dario no. Piuttosto direi un film horror stile Dreyer, Pabst. Booster. E avete già pensato al titolo da dare al vostro film? Sì, signor professore, è un titolo bellissimo. Quella scuola accanto al cimitero. Auguri, ragazzi. Ma fammi un po' capire una cosa. Questo incontro in classe la fa a casa. No, papà, vedi, questa è una sceneggiatura di un film. Ognuno di noi deve scrivere una scena. Però a me non mi viene nessuna idea. Perché non mi aiutate voi a scrivere qualcosa? Scrivi, bro. Alberto Sordi dice, sono un americano e mangia la mostarda. Brava Maria, un americano a Roma fa sempre schiattare da ridi. Scrive Bru, Alberto Sordi dice, a spaghetto tu mi provochi e io te distruggo, tu ti ammagnà. Che poesia. Ma papà, ma mica ci abbiamo Alberto Sordi, sto film lo giriamo noi, ragazzi a terza C. Ci sono pure quelle due ospiti, Elia e Tesini. Sì. Ma allora è un film d'orrore. Bravo, è proprio un film horror. Dai, suggeritemi qualcosa che mette paura, così la scrivo. Ma a te, per esempio, che c'è che ti mette paura? C'è una cosa che mi mette paura, ma tantissima paura. Che chiude la fabbrica dei Bucatini. C'hai ragione, ma chissà che cadastro fai dopo. A te, papà, chi è che ti mette paura? Tua madre con i bigodini in testa, mi pare Dracula. Ignorante! Ma io scherzo, tu per me sei Ornella Muti, sei una bella sventolona. Questo è il nostro contributo. She calls your names, who treats and run, he loves.
Beh, che te ne pare? Posso essere onesto? Devi. Per me è una gran bischerata. Ma non ti ha fatto paura? No. Nemmeno quando lo zombie esce di notte e si mangia il vitello vivo? No. Ah, io quando ho letto me la so fatta sotto, Ragazzi, ma possiamo dare ascolto a un barista? Ma chi è lui per darci un parere? Moravia? Fellini? Scusa, ma tu a malapena sa leggere la lista dei prezzi del tuo locale. No, permettimi, chi non la sa leggere è Chicco. Mi deve ancora praticamente 679.000 lire. È un mutuo. Vabbè, bravo, allora ti prendiamo nel film come cassiere. Sì, sì, fatevi spiritosi. Comunque, ragazzi, il vostro film è troppo caro. Con tutte le cose che ci avete messo dentro, costa minimo 10 miliardi. Certo, tuo Tip non ha tutti i torti. Forse abbiamo esagerato un po'. Troppe comparse, troppi costumi, perfino un lupo mannaro. Sì, perché Sharon che ha scritto la scena della festa dove devono arrivare 25 Rolls Royce? Se vuoi facciamo arrivare 10 Ferrari. Mi sa che è meglio se facciamo arrivare 10 biciclette. Almeno anche Benedetta è più contenta, dai. Ma sì, un film povero va benissimo. In fondo è il messaggio quello che conta, no? Ragazzi, dato che è un film horror, tagliamo la classica testa al toro. Sì, a Chicco, ma dove troviamo a quest'ora il toro? Qui sul copione si parla di Canada, Brasile, ci sono masse, effetti speciali che al confronto Guerre Stellari pare Pierino. Facciamo una cosa, lo giriamo tutto in classe e Amelie. Mi sembra un'idea bellissima. Per me verrà una vera schifezza. Ma perché, scusa? Benedetta è una bravissima regista. Aestro, fantasia. E anche l'altra volta la recita fu un vero trionfo. Ci hanno chiamato pure Broadway. Ma sì, facciamolo tutto in classe e vedrete, sarà un gioiellino. Bene, e adesso inizia la preparazione. E come dice il nostro maestro Ciro, prima di tutto, piano di lavorazione. Persa C Production, buonasera. Sì, sono la segretaria di produzione, prendi nota. Sì. Come? Enrico Montesano? Enrico Montesano. Ma che emozione. Come dice? Ha saputo del nostro film e vuole una parte. Ha saputo del nostro film e vuole una parte. Come dice? Come dice? Come ha detto? Ha detto una cosa irripetibile. Sì, ma che cosa? Irripetibile. Era Chicco. No, signorino Sharon, io non voglio! Stai zitto, io sono la cast director di questo film e devo trovare nuovi ruoli! Io non voglio fare lo zombie! Ma l'hai mai visto il videoclip di Michael Jackson sugli zombie? Tu sei uguale a Michael! Ma se mi vengono in costa fuori a fare lo zombie, mi tolgono il passaporto! Signorino Sharon, abbia pietà! Adesso basta di fare il modesto, sei perfetto! Ah sì, le risulta che Michael Jackson fa il cameriere a casa Zampetti e pulisce il bagno con solo il team? Mannaggia le pescetti! Ah, Chicco, spiegami bene sta cosa perché io non l'ho capita, Allora, questo intanto me lo dai a me. Oh, perché? Perché te, Bruno, te devi spremere il cervello per risolvermi il problema degli effetti speciali. Affetti speciali? Oh, guarda che mica è un film d'amore, Effetti, no affetti, i trucchi. Ah, i trucchi! Ce l'ho io l'uomo che fa per noi. Insomma, Ciro, ti vorremmo nella troupe del nostro film. Sarai responsabile degli effetti speciali del nostro film horror. L'idea ve lusinga, non dico da no. Beh, tutto dipende dal conguibus. Da chi? Dal barsende. La moneta, la grana, come la chiami? Ah, per i soldi non ci so problema, quelli ci stanno. Pochi maledetti e subito? Beh, dipende da quello che ci puoi offrire. Che cosa vi posso offrire, dice? Hai sentito? Che cosa vi posso... Dillo un po' te, Bruno, dillo un po' te. Che cosa ci può offrire? Modestamente, Ciro, agli effetti speciali più scoppiettanti, più fantasmagorici, più multicolori, più terrorizzanti di tutta Italia. Ma che dico, di tutto il Lazio. Se venite da là nel retrobottega vi faccio fare quattro risate. Ah, Ciro, non è un film da ridere questo, è un film horror. Ma possibile che te ne capisci mai quando uno parla figurato? Ricordami quando torniamo da qua che ho 3-4 libri sull'argomento. Venite, attenti alle ragnatele e non le toccate che sto film, De qua. Benvenuti a Ciro Città! Che è questa? Ciro Città! Cioè, giochetto... Non l'hai capito, vabbè, non è importante. Comunque, qua dentro trovate tutto il materiale necessario per girare un film coi controcavoli. Oh, è vero, c'è il cavolo! E leva le mani, quello devo bollire per Sambatella per la cena di questa sera. Oh, vogliamo dare una prima scanagliata. Innanzitutto questo importantissimo proiettore 8, Super 8, 16, 35 e 70 mm. Reperto praticamente introvabile. E che mi dite, di questo registratore per la presa diretta? E che te devo dire, Ciro? Questo solo a guardarlo te prendi
sbaglia il tetano. No, sbagli, perché queste sono le cose fatte una volta. Le cose fatte una volta venivano tutte fatte... Coi controcavoli. Esatto, come dice il proverbio, se stava meglio quando se stava peggio. Anche questo ha fatto ridere, non è importante. Oh, seguitemi, questo che appare semplicemente tamburo è in realtà macchina per il tuono. Vabbè, c'è un po' di polvere, però si può pulire. Fiamma ossidrica è indispensabile per ottenere l'effetto lampo. Alle vostre spalle, attenzione, maschere. E qui stiamo proprio in una botte di ferro, come vedete, perché ce l'ho praticamente tutte. Usate, ma ancora in garanzia. In garanzia? Quale? La mia. Se mi vogliono seguire, abbiamo ancora matite colorate, indispensabili per le cicatrici. Pomodori pelati, un po' vecchiotti, ma ancora validi per il sangue. Poi, non so, forchette, cucchiai, coltelli. Scodelle. Scodelle sono indispensabili, intelligente, perché vedi, tu ne spacchi una per terra e ottieni l'effetto terremoto. Lo so, sono un genio. Guarda, a me Rambaldi non mi fa un baffo, giusto perché già ce ne ho due. Non siete spiritosi voi due. Vabbè, comunque, per concludere, pochi... Beh, no, pochi no. Maledetti, e subito io ve invento anche E.T. No, Ciro, quello non c'è problema, ce l'abbiamo già, Elia Settesini. Ah, meglio, vabbè, però con un po' di Vinavil sui capelli si possono fare anche più brutte. Lo so che è difficile, ma io, ripeto, sono un genio, sono meglio di Rambaldi. Ma Chicco, ma che te dicevo io? È Ciro l'uomo che serve a noi. Eh sì. Insomma, Ciro, per la ripresa, la consulenza, tutti i materiali, quanto? Guarda, giusto perché siete voi, 1.000.000 benedetto e subito. O si intende solo come anticipo, eh? Ciro, guarda, giusto perché sei te, io ti do 200.000 lire maledettissime e domani, o si intende come spesa totale di tutto. Guarda, giusto per l'affetto che ho... No, ti volevo fare una scavetta. Giusto per l'affetto che ho per Bruno, vanno bene 200.000, me le conservi te e me le dai domani. No, domani io non ci sto, sto a scuola. Allora me le conservo io e me le do domani. State in una botte di ferro, ragazzi, una botte di ferro. Se vogliamo andare, devo spegnere perché la corrente costa, eh? Te capisco. Andiamo, andiamo. Hai capito, Benedetta? Puccio, una leggenda che cammina. Siccome ci serviva un direttore della fotografia, ho pensato subito a lui. Oh, è un mago delle luci. Senti, parlami un po' del tuo curriculum. Che film hai fatto? E tu? Veramente, questa è la mia opera prima. Idem con Padale. Però ho un passato vasto di piccole esperienze amatoriali. Toccate fughe nel mondo della celluloide. Oh, Puccio, digli un po' del tuo documentario Operazione Tigre. Un filmaccio girato a Cinecittà. No, a Forlì Popoli, mentre stavo facendo il servizio militare. 2 minuti in Super 8, dentro un carro armato residuato di guerra, appunto un tigre. Ecco il rambismo strisciante, eh? No! Poi mi sono cimentato in un brevissimo filmetto d'autore dal titolo Finestra, nel quale si narrava di una certa Lola, mamma mia di rimpettaia, che aveva l'abitudine di spogliarsi con le serrande aperte. Ma che schifo! No, buona! C'aveva 2 bocce che in confronto alla Fenech pare Eter Parisi. E di lì a poco come niente svoltato nel mondo della videoclip. Oh, è un mostro della video music. Ancora se lo ricordano quell'indimenticabile clip con il gruppo degli Wham Wham. Ah, gli svedesi? No, un gruppetto di marinari in onda, gli Wham Wham. Il leader è il figlio del mio portiere. Perlomeno adesso quando passa il padre mi saluta, fa buonasera dottore, buonasera. Senti, ma almeno conosci il mezzo tecnico? Fuoco, obiettivo, sensibilità delle lenti. Mezzo tecnico, incredibile. E poi, dico, questa videocamera la potrebbe usare anche un bambino. C'ha l'autoregolazione, l'autofocus, l'autotutto, passambue, caffè, ammazzare caffè, previsioni del tempo. Oh, questa qui, l'avventura della cattura da sola. Senti, ma che tipo di sfumatura pittorica vorresti dare alle immagini? No, per favore, fatemi lavorare. Fatemi lavorare. Ho bisogno di concentrazione di tempo e poi soprattutto di un certo impegno finanziario. Da questo punto di vista non c'è problema, caro Puccio. Capirai, sono il direttore di produzione. Dai, spara. Per aumentare la gamma cromatica, io direi di dipingere tutti quanti i muri di giallo, rosso e verde. Una via di mezzo tra la Cremonese, il Verona e l'Avellino. Poi queste finestre le trovo piuttosto modeste, insomma allarghiamola di un paio di metri e sfondiamo questa parete di fondo perché ho bisogno di passare col carrello e naturalmente sfondiamo anche il soffitto. Così la terzaccia arriva in testa. Ma sono problemi tuoi, io ho bisogno di salire in alto col dolly, sempre più in alto. Adesso sì che mi piace, vedrai, io e te faremo una bella coppia sul set. Guarda la scena dell'eccidio finale quando lo zombie se magna il tavolino, il lampadario e la lavagna. Noi apprendiamo un binario col carrello che parte dalla presidenza, attraversa la prima A, la seconda C, entra in palestra, finisce nel corridoio e arriva qui dentro. Ma Puccio, questo mica è un carrello, è un rapido Roma-Milano. Ma che con l'arte non si ferma, eh? Per cui niente passaggi a livello. Oh, ma che niente, niente, le lentiggini mi hanno dato la testa.
ammazza lì, distruggi lì. Qui dobbiamo fare un film. Mica è ristrutturazione del centro storico. Puccio, io non c'ho nemmeno 300.000 lire. Si può dare di più? Non c'è niente da fare. Se li famo, basta. Ah, ma allora siamo ricaduti sullo squallido livello culturale di Sanremo, eh? Oh, Alina Lettmüller, stai tranquilla, stai manza, stai biff. Lasciamo tutto così com'è. Ma chi se ne frega? Neo vero realismo. L'importante sono la storia e gli attori. Sì, ma gli attori chi sono? Allora ragazzi, oggi siamo qui per la scelta dei ruoli. E cominciamo da te, Sharon. Pronto, Puccio? Come natura crea, Puccio registra. Allora, Sharon, voglio un'espressione di terrore. Così va bene? No. No, guarda, Sharon, da te voglio un'espressione di vero raccapriccio. Aiutati inventando qualcosa, no? Che schifo, c'è un ragno! Ok, grazie, sei ingaggiata come parrucchiera. Almeno con la spazzola te la cavi meglio. Avanti il prossimo! Daniele, da te voglio la stessa cosa, un'espressione di terrore. Ma non tu, sei tu che devi aver paura! Bruno, vieni qua. Daniele, adesso ti chiudi gli occhi e li riapri quando te lo dico io, ok? Ehi, riprendilo con gli occhi chiusi. Potrebbe essere utilizzato come morto nella scena con le cicale e coi grilli, no? Sì. Continua. Allora, apri gli occhi. Ma che fai? Dovevi spaventarti! E perché? A me Bruno sa che mi fa ridere anche quando si veste da Frankenstein. Ma la capisci tu? Uno, due, tre. Aprite gli occhi. Ah! Beh, che succede? Niente, scusa Bruno, ma mi sono messo un attimino di paura io, mi rendo loro. Scusate. Ok, voi due vi prendono i ruoli satanici. Tu sarai Mater Belfagorum e tu Mater Satanorum. Mica male. Sì, sì, saremo perfette nel ruolo delle belle dannate. Tu che ne pensi? Perfette. Non ha poi viste dentro al buco, sono precise. Sa che c'è anche il vantaggio, che nella scena in cui si devono trasformare gli ospiti non c'è bisogno dell'effetto speciale. Ci metto un grandangolare e diventano l'ospita sole. Quanto sei cretino. Fatta così, mestranza, hai capito? Io faccio sciopero, mica no. Apro una vertenza sindacale, chiaro? Con me una parola è poca e due sono troppe. Scusa, Sharon, mi presteresti un attimo sto specchio? Non capisco perché sta maschera non mette paura a nessuno. Grazie. Ah! Ma chi ha urlato così? Vedete, scusa, ma sta maschera mi ha terrorizzato proprio, mi ha messo un sacco di paura. Ma è stato meraviglioso! Era proprio l'urlo che avevo in mente quando ho scritto il personaggio del protagonista. E lo farai tu, Bruno. No, no, io non lo voglio fare, guarda, io non lo voglio fare. Non lo voglio fare. Padre che entra nella classe. Ma chi è sto padre che? Ma so io, no, papà. L'ambiente è vuoto. Si sente sibilare il vento. Amalia, fa il vento. Poi esplode un tuono. Boom! Padre che ha paura. Quando all'alto arriva una voce satanica. Sono molto restante, Narum. Chi era questa classe? Sono madre per fragarmi. Scappa, scappa. No, non scapperò mai. Combatterò contro il male. E padre che fa un gesto di scongiuro. Ti è? Ma che fai con il diavolo? E che gli faccio? Un pernacchione? Io mi gratterei. Oh. No, no, io non ci riuscirò mai a fare sto padre, che per me è uno troppo difficile. Io non sono nato per fare l'attore. Dai, Bru, falla per mamma tua. Hai visto mai che ci devi andare a Pacino? Ci facciamo una bellissima villa nella Costa Smeralda. Sì, alla Dispoli, ma sto padre che è un ruolo difficile, è un ruolo complesso. Ma perché? Fammi capire, ma sto padre che, ma che ruolo c'è? Patrick è un paranormale. Ma parla come magni, che vuol dire? Un paranormale è uno che vede le cose che gli altri non vedono. Ah. Ma davvero, Bru? Ma certo. È bello di mamma, ha detto un'occhiata in giro. Mi sono persa l'occhiata, sto diventando scema. Mm-hmm.
Signora regista, una fotografia. Grazie. Attento, stai attento, come la luce è poche, due sono troppe. Attento. Grandi film della filmografia scolastica. Quindi lei... Questo sì? No? Sì. No? Produzione! Eccomi, dottore, non c'è problema. Dove sono gli attori? Li voglio in scena. Sì, in caso che siete stanno montando via scorrendo, li vado subito a chiamare. Li voglio subito qui, io fra 10 secondi me ne vado a casa. Sono già arrivati, motori, azione, giriamo. Non voglio sentire altre scuse, rapido! Un momento, ma che sei diventato un divo che ordini come al ristorante una carbonara, un filetto, 4 porzioni di fragole? Oh, guarda, io sono Patrick, il protagonista del film. Sharon, fai piano. Oh, mi scusi, signorina Rossella, ero un po' soprapensiero. Ma che stavi a pensare, carina? Ai pupi, alla seconda casa, a quel paravento di mio marito. Signora mia, sapesse che vita da cane che sto a fare? Sharon, ma che stai dicendo? Faccio la parrucchiera, e allora parlo come una parrucchiera. Mi sento tanto Franca Valeri. A Woodstock, ma so 3 ore che stiamo a fare sta cosa, ma tutti i giorni devo subire sto strazio, mo. E che è colpa mia se c'ha una faccia come un mappamondo? Truccare te è come truccarne sé. A Woodstock, mi sa che sto nuovo lavoro a te ti ha cambiato un po' troppa personalità, eh? Oh, Agil, allora che vogliamo fare? Guarda che la regista dice che se gli attori non vengono in scena se ne va a casa, eh? Oh, ma per chi mi avete preso? Per una di quelle che fa vedere i rossetti alla Rinascente? Io sono un artista! Sciò, 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 via, 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 via. Daniele, Rossella, venite, va, che sennò a Woodstock mi tocca dargli una pizza in faccia che adesso dovrei pagare il fondaggio. Ciao, Franca. Rossella, finalmente. Allora, ricapitoliamo il tutto. Tu sei appena fuggita dal cimitero e ti sei rifugiata nella classe. Scusa, Benedetta, primo non capisco cosa faccio in cimitero vestita così. E secondo, queste scarpe sono scomodissime. Non potrei avere un paio di yoga? Scusa, Rossella, ma tu sei una donna di facili costumi, appunto la preda del sadico. Non so perché, ma non mi sento affatto in parte. Tu stai zitto. Mi sembro Scialpi. Ma stai zitto. Tu, Daniela, invece, sei il terribile capobanda della sega elettrica. Un gruppo di giovani studenti che uccidono tutti quelli che fanno sega a scuola. Brigate le prese al sole. Assistiamo in interno. Ma che vuoi, scommette? Ma fatemi lavorare! E fatemi lavorare! Allora, ricapitoliamo il tutto. Tu sei fuggita dal cimitero, ti sei barricata nella classe, ma arriva Daniele sulla sua moto, ti fa un carosello intorno, poi si leva il fazzoletto dalla faccia e ti sega a pezzi. Effetti speciali, la sega di scena! Muoviamoci! Un ritardo pauroso! Eccola la via la sega, toh! Ma che è, una sega vera? Eh beh, film è neorealista, è tutta roba vera, no? Ma io c'ho paura di far male a Rossella. Ma guarda, questo è stupido forte, sa? Quando fai così devi andare a schiaffi. Tu fingi da grande... Tu fingi da attore e, insomma, poi quando arriva il momento di segare, stoppiamo e lascia fare dettaglio, no? Già c'ho pronto mezzo chilo di vitellone, il manzo purtroppo era finito e i pomodori pelati per far sangue. Oh, ma vera bene, sì. Stai in una botta di ferro, figlia, in una botta di ferro. Allora, forza, in scena. Ragazzi, la scuola accanto al cimitero, 7-1 prima. Azione! Tirami su. Oh! Beh, questa era un po' mossa, eh? Bellissima. Ah, aiuto! Stop! Ma che fai? Quella scuola accanto al cimitero, 7-1 seconda. Azione! Thank you.
guardarmi con quegli occhioni così. Io non voglio mica farti del male. Guarda, è solo una finzione scenica. Stop! Voi due cercate di immedesimarvi nei vostri personaggi. Passiamo alla scena 24. Deficiente. Guarda che figura mi hai fatto fare davanti alla troupe. Mi raccomando, Bruno, questa è una scena fondamentale. Patrick è solo nella classe. Per la prima volta scopriamo i suoi poteri paranormali. Ah, ho capito, qui è la scena che volano i libri. Bravo, piccioncino. Ma come faccio a far volare i libri? E io allora che ci sto a fare? Che ci sto a fare io allora? Che ci sto a fare, non vedi? Che ci sta a fare lui? No, mo te lo spiego un attimo di pazienza, no? Attenzione, come potete osservare, io ho genialmente sistemato una fitta rete dei fili di nylon tutto intorno al banco di Patrick. Seguimi. Tu adesso dovrai prendere i libri, no, tutti insieme, uno per volta, uno a caso, questo che è già preparato. Dopodiché lo dovrai sospendere al filo di nylon che pengola dal soffitto. A quel punto tu lo lasci e il libro rimane sospeso nell'aria, hai capito? Dopodiché io mi sposto dietro la tele videocamera e, lavorando coi fili di nylon a modo burattini, faccio sì che il libro si libra, gioco di parole, il libro vola in aria, insomma, non ti preoccupare, hai capito? Ammazza, sto giro è proprio un fenomeno. Modestamente sono un geometra, un genio! Non è che si vedranno tutti questi figli. A vederla così pare una centrale dell'Enel. Comunque stiamo calmi, sono o non sono il mago della luce? Al momento della stampa farò sparire i fili. Pronti? Vado a operare. Bruno, ti voglio intenso e concentrato. Siamo nelle tue mani, eh? Quella scuola accanto al cimitero, 24, uno prima. Azione! Sto andando in trance. Sto andando in trance. Sono in trance. Sono in trance. Sono in trance. Sono in trance. Sto in trance. Sono in trance. Sono proprio in trance. Sono proprio in trance. Sono proprio in trance. Sento di avere dei poteri paranormali! Ora! Ora sono in contatto con l'aldilà! Sono nel mondo dei morti viventi! Ma la morte non mi fa paura! Mi fa ridere! Eh? Oddio, i morti viventi mi menano! Stop! Pausa pranzo! E vai! Oh, qui ci hanno preso per una troupe del Biafra, eh. Sti cestini sembrano gli aiuti alimentari al terzo mondo. Capirai, gli ha fatti la mamma di Bruno Sacchi. Ma cosa c'è dentro questo panino? Coratella. Che schifo. E in questo? Pagliata. Che orrore. Oh. E in questo? Fagioli con le codiche. Leggeri, eh? Beh, insomma, se te ne mangi sei diventano un po' pesanti, Charles. Amore, io non ci riesco a segarti a pezzi, ma come te lo devo dire? Perché non mi ami. Io che ti amo riesco perfettamente a sdoppiarmi con il mio personaggio. E anche quando dovrò fare la scena d'amore col becchino, la farò. E chi lo farà la parte del becchino? Ma io no. Lui. Yes, my dear. E tu ti farai baciare da questo disgraziato. Sì, perché io ti amo e mi sdoppio. E mica devo solo baciare, la porto tutta nuda sulla tomba e poi... E poi? E poi io do giù. E tu, Rossella? Io pure. D'altra parte, scusa, non hai una scena d'amore anche tu con un'altra? Ma capirai con Tisini. Domani entriamo in scena anche noi. Ah, mi raccomando, il trucco leggero, leggero, leggero. Però qua sotto molta matita, sennò le luci mi fanno le occhiaie. Non ti preoccupare, ho le mani di fata. Non ti preoccupare. Io mi preoccupo.
Conosco Benedetta. Lei non ama il look da star. Vuole fare diventare tutte brutte. Figuriamoci. Il nostro contratto parla chiaro. Le signorine Elias e Tisini hanno l'approvazione del trucco. Perciò... Ah, e se mi facessi bionda? Divina. Con tutti i ricciotti? Sì, è un'ottima idea. Meraviglioso sarà il mio Michael Jackson in Thriller. E se mi vedono in Costa d'Avorio? Ma non ti preoccupare, io ti farò vincere il David di Donatello. A me in Costa d'Avorio mi gonfiano come una zampogna. Beh, com'è andata? Vuoi la verità? Tutta la verità, nient'altro che la verità. Sembra il titolo che volevi dare tu al film. Pupù. Sì, però no il drago coreano, proprio pupù pupù. È stato proprio un disastro, eh. E vabbè, vorrà dire che ricominceremo tutto da capo. E soprattutto gli attori, sembrano i piccoli ospiti di Casarita, l'ospizio dei cani. Oh, Daniele Rossella sono espressivi come due manici de scopa, eh. Però pure te, Benedetta, Rossella l'hai vestita come cicciolina. Ma chi mi ha deluso più di tutti? È stato Aziz. Io pensavo risultasse un Michael Jackson. Invece pare che è quello che fa Tartufon. Perché Bruno Sacchi che va fatto? Pare che sta a fare un altro film, non lo so, un film di Stanley Olio. E peperoncino. Vabbè, ma gli estremi rimedi. E si ricomincia tutto da capo. In fin dei conti, anche il grande Upu per girare il suo capolavoro, ho visto anche Cozze infelici. Oh, ci ha messo 6 anni, eh. Oh, Benedetta, fra 6 anni siamo tutti a fare i militari, eh. Daniele Rossella ci avranno 20 figli, Elia Settesini all'ospizio. E poi, soprattutto, come direttore di produzione ti devo ricordare che i soldi scarseggiano. Perché? Quanto ci resta? Guarda, io ho un assegno di 600 lire, ma mi sa che è scoperto. E in quanto a contanti, 3 gettoni. Bella sommetta. Oh, non fate ste facce da funerale, dai. Siamo immedesimati nel film. C'è un uomo che ha sempre risolto i nostri problemi, lo sponsor storico della terza C. Zampitti. Aspetta un po'. No. Eh sì, gli vendiamo una quota del film e vai col tango. Zampitti. Ma tu sei pazzo. Imbarazzante, da un momento all'altro può arrivare Massimo, eh. Ma stai calma, gioia mia. Be quiet. L'animale non può arrivare, scusami. Con questa storia del film è una pacchia. Per noi genitori finalmente possiamo dare libero sfogo alla nostra libidine. No. Eh sì, loro, i ragazzi, sono rimasti a scuola, in fissa di Fellini. Tac, gioia mia. Adesso io faccio lo spettatore e mi siedo in platea. E tu mi fai la mia stella. Organizza qualche cosa, dai, fai uno spettacolo. Ma io non sono capace, e poi mi vergogno, eh. Ma come non sei capace, ti vergogni, amore? Ma se gli metti un po' di grinta, tu hai un corpo che sei meglio della Kim Basinger, dai. Sì, così, gioia, vai di gonna, dai. Sì, sì. Bene. Ma come, amore mio? Ma lascia che guardi, sei piena di roba lì, dai. Tira via l'ambaradam. Ma la libidine al massimo, qui sono in pole position. Sì, così, così. Anche tua moglie la sera per lo spogliarello? Ma non parlare di mia moglie, per piacere. Hai presente un tir quando fa parcheggio? Mia moglie. Mia moglie, quelle poche volte che non ho la mascherina sugli occhi, sai cosa faccio? Mi alzo e corro a Gabi. Scusa la volgarità, ma vado a prendere un'altra salsa, perché lei... La moglie è come la bacchio indigesta. Dai, vai avanti, gioia, vai avanti. Gioia, gioia, che divinine. Oh, arrivato Massimo. Ti prego, nasconditi. Ma porca, mi sono intrappolato come un topo. Dove vado adesso? Dentro il divano. Amore, a più tardi, eh. Oh. Ah, ciao mamma. Ciao tesoro, ma cos'è quella faccia? Niente, per via del film. Non abbiamo i soldi, dobbiamo rifare tutto da capo. E allora? Allora andremo a chiedere una coproduzione al padre di Charles, Zampetti. Ah, sì, sì, Zampetti. La persona simpatica. Simpatico? È un vero carciofone. Però siccome tiene i suoi salami, accetterà la nostra proposta. Ma ve la faccio pagare cara, miserabili. Animali, metto a posto io voi. Beh, insomma, commendatore, si renda conto che le stiamo proponendo un affare. Lei compra la metà del film per solo 10 milioni e il suo nome apparirà sui titoli di testa. La Zampetti Spa presenta... Non mi convince, eh. Chi è il regista? Io.
E convince ancora meno. Il protagonista? Bruno Sacchi. E come si intitola? Poveri ma brutti? No, è un loro e ci recito anche io. Allora indovina chi viene a cena. Dai papà, ormai siamo in ballo, devi aiutarci, siamo già fuori di una cifra. Poi biondina, guarda che tuo padre si chiama Zampetti, eh. Tuo padre non si chiama Dino De Laurentiis. Io produco salami, non produco film. La prego, lei è una così simpatica persona. Sì, simpatica. Però se io vi finanziassi così al buio, potrei anche diventare un carciofone, eh? Ma per carità. Per carità. Invece i carciofoni siete voi, perché volete produrre i film senza il cash. Sì, il cash sono i danè. Senza la fresca non si va da nessuna parte, teste. Perciò se voi volete che io entri nel business, le condizioni le faccio io, giusto? Ho capito, va. Spari, spari. Tanto siamo pronti a tutto. Ah, ti sei ammorbidito, eh? Allora apri bene le orecchie, che adesso ti spiego la mia idea, che è semplicissima. In TV il film viene introdotto dalla pubblicità, giusto? Voi invece inserirete direttamente la pubblicità dei salumi Zampetti nel film. Ogni due minuti, tac, spot pubblicitario ai salumi Zampetti. Come la vedete? No, mi scusi, ma io ho una certa reputazione da difendere. E state zitta. Non si potrebbe fare ogni 10 minuti, magari? Quali 10 minuti? Adesso che la regista ha parlato, ti castigo. 1 minuto e mezzo. Ogni minuto e mezzo il mio salame deve comparire nel film. Deve diventare il protagonista assoluto, chiaro? No, ma lei è pazzo, eh. No, se è così io mi rifiuto. E state zitta. Ma Aziz, dimmelo tu qualcosa, no? E state zitta. Io sono con il comandatore. Lui paga. E io finalmente becco quel soldi che mi avete promesso. Sono 7 settimane che recito gratis. Ma papà, con tutti quei salami, il film verrà uno schifo. Ah sì? Oi biondino, sta con il daddy anche tu? Cerca di far tesoro. Quando parla il daddy, stare zitti. Il business è business. Prendere o lasciare. Tac, tac. Prendiamo. Pochi maledetti, ma subito. Bravo, Chiolino. A questo punto ti dico un'altra cosa. Cambiamo anche il titolo del film. Quel salame accanto al cimitero? Mi sembra un po' controproducente. Forse hai ragione, eh? Forse hai ragione. Comunque da domani io vengo sul set a controllare tutti i giorni. La parola Zampetti produttore mi esalta. È una cosa che mi gasa. E poi perché devo venire io da voi? Venite voi qui da me. Vi metto a disposizione la piscina, la villa, tutte le libidini, così io vi controllo. Cari miei bei carciofoni, perché se no voi, io vi conosco. Stampare nella cabeça. Chiaro? Ma siamo scarsi qui come truppe, eh? Cos'è, un'armata Brancaleone? Oh, la pubblicità l'ha voluta lei, eh? La regista si è rifiutata di girarla e le maestranze si sono schierate con lei. Comunque non c'è problema, giro io. Sì, sì, giro io. Ma tu hai confidenza qui col terreno immagini? Veramente sarei specializzato sull'erotico. Interessante. Ma io so come Boniek, battitore libero, centravanti, terzino, vado sempre alla grande. Allora fammi una bella tripletta con i miei salami. Ok, mister. Io non sento niente, solo musica. E mi pare evidence. Invece del Nagrate sei messo il Driveman. Ah, ecco, mi pareva di sentire, invece di sentire la voce del mio comandatore, sentivo la voce di Falso Reale. Dai, togliti. Sharon, ripetimi la scena dello spot. Io e Massimo arriviamo con la macchina e ci fermiamo qui. La macchina da presa si avvicina e io incomincio a sbottonarmi la camicia. E tu dici la mitica battuta. Lo so. Dai, che mi sto casando. Pronti, si gira. Spot Pisistella Zampetti, uno prima. Salame! No, salame sarà lei, guardi che io qui sto lavorando. Salame, spot! Testa da Wüster! Scusi. Partita! Spot Salame Zampetti, uno prima. Azione! Zampetti, il salame che non devi chiedere mai. Oh, grandissima Galva, sono gasato ai massimi.
Senti un po', per piacere, il marchio dello sponsor qui? No, il marchio dello sponsor sui titoli da testa del film. Dei manifesti murali non si era mai parlato. Uè, animale, guarda che questo è un raggiro bello e buono, eh. Io vi trascino in tribunale, eh. Ma Zampi, ma che gli frega, scusi. Tanto dei manifesti ne abbiamo stampato uno solo, questo. Uè, De Laurentiis, apri bene le orecchie, eh. Per prima cosa non chiamare più Zampi, che divento nervoso e mi viene urticaria. Secondo, io domani telefono al mio ufficio legale e vi trascino in tribunale, allora? Allora, chi se ne frega, Zampi? Chi se ne frega a me che sono il padre di famiglia? Il solito caffone romano. Sarete meglio voi milanesi. Puoi dirlo a chiare lettere, caro il mio Aspartaco. Hai visto Brunetto nostro? Che sguardo, che occhi. Ma che panza, un panino Banfi. Ma sì, che pelato. A me mi ricorda tantissimo Montgomery Flick. No, accomodamosi, così si viene meglio voi. Permesso, fate passare. Permesso. Ragazzi, sono emozionatissima, ma vi prego non m'assalite. Salve, sono Molliché, il critico. Molliché? Oddio, che emozione. La prego di essere benevolo, sa, non avevamo molti mezzi. In fondo è un'operina prima. Adoro i film spazzatura, sono il mio pane. Ammazza che zozzone questo, si mangia a spazzatura. E certo, è il critico del mensile N.U. Noi uomini. No, nettezza urbana. Salve, ragazzi. Pancia, birra, one one. Vuole qualcosa da bere, signor preside? No, grazie, cara. Prima di un round culturale preferisco tenermi leggero. Mi piace essere lucido. Io una birretta me la farei, eh. Madretti! Che cosa mi potete anticipare sul livello culturale dell'opera? È una storia molto articolata, densa di significato. Pregnante! Sì. Signor preside, posso dare un consiglio? Si metta seduto vicino alla toilette, così se gli strizza, ci arriva subito! Socchi! Il gentilile pubblico è pregato di accomodarsi in sala. Lo spettacolo sta per iniziare. Compagni, amici, sponsor, signori professori, signor preside, due parole per presentarvi il nostro film, Quella scuola accanto al cimitero. È vero che c'è Sharon nuda? Animale, guarda qui, siamo alla prima visione, cioè, chiudetelo nel recinto per favore, insieme alle altre bestie. La carisma, ci vuole dolcezza con le masse. Adesso basta, il primo che parla gli rompo il muso. Grazie, signor Sacchi. Questo film è stato reso possibile dalla lungimiranza del nostro preside, dalla tenacia dei nostri attori, della nostra troupe, del nostro sponsor, ma soprattutto dalla grande regista Benedetta Valentini. Un applauso. Anch'io vorrei spendere due parole sulla cifra espressiva del mio film. Come diceva il grande regista coreano Upu, il cinema è come l'ospite, dopo due giorni puzza. Geniale affermazione, densa di significati. Salve, io sono Zampetti, della Zampetti S.P.A., meglio conosciuto nell'ambiente come il re del cotechino. È con grande piacere, avec beaucoup plaisir, che vi invito a vedere questo film, ricordandovi che è stato offerto dai miei insaccati. Zampetti, il salame buono come il pane. Don't forget... Sono troppo emozionata, io aspetto fuori. La folla mormora. Sì, sembrano inferociti. Che paura. Il preside ci manda tutti all'asinara. Magari, quello ci fa fucilare sul campo. A Benedetta, mannaggia a te. L'avevo detto io che era meglio fare un film alla Audrey Hepburn. Oh, secondo me più che incavolati neri, questi si stanno proprio ammazzati alle risate. Ah!
Bravi, bravissimi! Un film comico degno della migliore commedia all'italiana. Esilarante! Fa scompisciarsi da risa! Bravi, bravi! Bella di mamma, che soddisfazione! Non mi hai fatto morire di ridi. Ma veramente devo far paura. A Zampia, hai visto? Un trionfo! Meraviglioso e soprattutto la stupenda presa in giro del salame. Chi vede questo film non mangerà salame per 10 anni. Bella notizia questa, disgraziati, voi mi avete rovinato! Mi avete rovinato! Vieni qua! Vieni qua, disgraziato! Beh, ragazzi, dato l'enorme successo di critica e di pubblico, annuncia la stampa che presto inizieremo le riprese di quella scuola accanto al cimitero 2. Eh no, vorresti dire che io dovrei rifare Bruno Patrick. Eh già. Eh no, Benedetta, stavolta non ci sto, eh. Guarda, non mi guarda così, manco si m'ammazzi, non lo faccio. A Benedetta, te prego, non me lo fa fare. A Benedetta! Ah! Fantastico, è lui! No! Ma perché filosofia non ce le insegna il Vasco Rossi? Ma perché ragioneria non la spiega Umberto Gozzi? Ma perché la geografia non la ritma la Madonna? E perché sto paradiso non lo canta mai Madonna? Perché a parità